Ciao a tutti da Katia. Allora, oggi sono qui per farvi vedere come realizzare questo maglione tutto lavorato all'uncinetto. Oggi ho scelto di fare una lavorazione molto semplice e facile anche per le principianti, quindi questo è un punto che avete già visto in un'altra maglia che ho realizzato, Armonia d'autunno. Quindi è lo stesso punto, solo che questa volta ho fatto la maglia lavorata sempre con lo stesso punto. L'unica cosa che ho fatto è che questa volta ho voluto fare collo alto così. Allora, questa maglia io l'ho lavorata con questo filato della Mistricò Filati Acchiappasogni. Questo è un gomitolo da 100 grammi. Allora, qui ho l'etichetta, quindi leggo qua. Allora, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 280 metri. Va lavorato con l'uncinetto del 5 e mezzo o del 6. Allora, io inizialmente ho iniziato il lavoro con l'uncinetto del numero 5, però poi man mano che sono andata avanti, mi sono resa conto che il 5 per me, per la mia mano, non andava bene e quindi ho lavorato tutto il maglione con l'uncinetto del numero 6 e il collo l'ho lavorato con l'uncinetto del 5 e mezzo, con l'uncinetto del 5 e mezzo, quindi è venuto veramente e anche le maniche. Le maniche le ho lavorate con l'uncinetto del 5 e mezzo e poi tutta la maglia con l'uncinetto del 6. Allora, vi dico, se volete, se volete acquistare lo stesso filato e ottenere anche lo stesso risultato, vi dico che questo filato io l'ho comprato nella merceria di Giuseppe Coletti. Poi sotto il video nel box informazioni vi lascio il link della pagina Facebook della merceria di Giuseppe Coletti e in più anche il numero di telefono. Ok, allora, detto questo, vi dico anche le misure. Allora, per quanto riguarda le misure, io ho preso la circonferenza del collo. Ok, in base ai miei centimetri, quindi ho preso tutta la circonferenza. In base ai miei centimetri ho fatto le catenelle. Io ho iniziato con 96 catenelle e ho impostato i punti, le catenelle in questa maniera nel primo giro. Quindi ho fatto 35 maglie davanti, 35 maglie dietro e 13 per le maniche. Quindi 35, 35, 13 e 13 più 4 per fare gli angoli, quindi in tutto io ho montato 100 catenelle. Ok, quindi fate la stessa cosa, prendete la circonferenza del vostro collo, quindi se lo volete alto, se non lo volete molto, come dire, la scollatura molto larga, prendete la circonferenza più in alto. Se volete fare, se volete fare lo stesso collo, se volete il collo alto, ok? Quindi mi raccomando, la misura del collo. Quindi ho fatto 35 maglie davanti, 35 dietro, 13 per ogni manica, più 4 per ogni lato. Quindi abbiamo fatto una maglia qui e due dietro per formare gli angoli, ok? Allora, detto questo, adesso passiamo al lavoro. Ciao! Quindi ho fatto 96 catenelle, è la mia misura, più 4 per gli angoli. Allora, adesso inizio e faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. Sto lavorando con l'uncinetto del numero 5. Allora, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Quindi adesso vado a lavorare 36 maglie alte. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Così arrivo a 36. Fate le mie catenelle, quindi ho fatto 96 catenelle più 4, quindi in tutto 100 catenelle e lavoro con l'uncinetto del 5. Allora, adesso inizio e faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta.
maglia seguente, maglia alta. Adesso lavoro, vado avanti e arrivo fino a 35 maglie alte. Ok? Arrivo a 35 e poi andiamo avanti. Arrivato a 35 maglie alte, adesso vado nella maglia seguente. Allora, e faccio una maglia alta, 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta. Ok, e qui metto un marcapunti. Allora. Ok, adesso lavoro 13 maglie alte, quindi vado avanti. Qui abbiamo fatto il davanti, ok? Adesso facciamo una spalla, quindi vado avanti e lavoro 1, 2, 3, arrivo a 13 e poi andiamo avanti. Ora. Fatto 13 maglie alte, adesso vado nella maglia seguente, faccio ancora un aumento, quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. E qui metto un altro marcapunti. Adesso vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi adesso devo ripetere, devo lavorare ancora 35 maglie alte. Quindi vado avanti e arrivo a 35. Ok? Vado a 35 maglie alte, adesso devo fare ancora un aumento, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. E qui metto ancora un marcapunti. Prendo un po' di filo. Adesso devo continuare a lavorare le ultime 13 maglie alte per formare l'altra spalla. Quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi arrivo a 13 maglie alte. Ho fatto le mie 13 maglie alte. Vado qui nell'ultima maglia. E faccio l'ultimo aumento, quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. E adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale delle 35 maglie alte che abbiamo fatto. Quindi vado 1, 2, 3 e chiudo con una maglia bassissima. Ok, e questo è il nostro collo. Vi faccio vedere. Allora, vediamo se riesco. Ecco qua, questo è il nostro collo. Quindi viene poi un collo abbastanza largo, tipo è rettangolare, comunque dovrebbe venire leggermente a barchetta. Ok? Allora, adesso prendo qua il mio filo, faccio una catenella. Troppo vicino, una catenella. Rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. Adesso lavoro tutte le maglie, in ogni maglia alta lavoro una maglia bassa, così.
Ok, quindi andiamo avanti e lavoriamo tutte le maglie alte a maglia bassa, cioè sopra ogni maglia alta lavoriamo una maglia bassa, così arriviamo qui all'angolo e poi lavoriamo insieme. Quindi facciamo le 35 maglie alte e qui lo facciamo insieme. Mie 35 maglie basse, adesso sono qui nell'angolo dove dobbiamo fare l'aumento, quindi entro all'interno delle 2 catenelle e lavoro una maglia bassa, una catenella, rientro, anzi scusate, 2 catenelle, rientro una maglia bassa, così, e vado avanti a lavorare le mie maglie alte. Cioè vado a lavorare le maglie basse sulle maglie alte. 2, 3, 4, 5, 9, 10. 11, 12. Ok, arrivata qui nell'angolo, faccio allora entro all'interno delle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa e vado avanti. Ok, quindi dobbiamo fare questa lavorazione per tutto il giro, quindi adesso facciamo le 36 maglie alte. Qui abbiamo l'angolo, quindi entriamo dentro le 2 catenelle, facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa all'interno delle 2 catenelle di separazione. Lavoriamo poi ancora le maglie basse e poi andiamo a chiudere qui nella prima catenella. Ok, quindi facciamo il giro e ci ritroviamo dopo. Giro e ho chiuso nella prima catenella iniziale, qui dove abbiamo fatto la prima maglia bassa. Allora, qui abbiamo l'angolo. Iniziamo a lavorare nella prima maglia alta dopo, diciamo, la maglia alta che forma l'angolo. Quindi andiamo qui proprio sulla prima maglia alta e facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Due volte il filo sull'uncinetto, quindi adesso andiamo nella maglia seguente e andiamo proprio qui dove abbiamo fatto la maglia alta. Quindi adesso lavoriamo una maglia alta doppia in costa davanti. Quindi qui abbiamo fatto le 3 catenelle che formano la prima maglia alta. Andiamo nella maglia seguente, vado sotto la maglia alta, così prendo il filo e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, così, due volte il filo sull'uncinetto. Quindi qui abbiamo fatto la maglia alta, qui vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta doppia in costa davanti, così. Qui abbiamo fatto la maglia alta, quindi vado nella maglia seguente. No, scusate, devo fare una maglia alta. Faccio una maglia alta, così. Due volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente. Quindi qui abbiamo fatto la maglia alta. Adesso andiamo qui e facciamo la maglia alta doppia in costa davanti, così. Maglia seguente, maglia alta, due volte filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia seguente e facciamo una maglia alta doppia in costa davanti, così. Maglia seguente, maglia alta. Quindi dobbiamo alternare i punti, una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti. Quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta doppia in costa davanti.
sa che devo cambiare uncinetto. Questo è il 5, prenderò un uncinetto 5 e mezzo. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, perché io ho la mano molto stretta, lavoro stretto, quindi forse è meglio che cambi uncinetto. Ok, allora andiamo avanti così, facciamo una maglia alta, facciamo qui una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Quindi arriviamo all'angolo e poi lavoriamo insieme. Allora, sono arrivata quasi all'angolo qui. Quindi ho fatto la mia maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti. Quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto e adesso qui nella maglia alta che forma l'angolo qui vado a fare una maglia alta doppia in costa davanti. Quindi così. Adesso vado qui all'interno delle due catenelle di separazione fra una maglia bassa e l'altra, entro e faccio una maglia alta. 2 catenelle, rientro e faccio ancora una maglia alta, quindi abbiamo fatto l'angolo. Due volte il filo sull'uncinetto e vado qui nella maglia alta che forma l'angolo, quindi vado qui, faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Così. Adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Così. Maglia seguente, maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Ok, e arriviamo qui all'angolo. Ora sono arrivata quasi all'angolo, quindi ho fatto la mia maglia alta. Adesso qui dove ho la maglia alta, le due catenelle e la maglia alta, dove queste due maglie alte formano l'angolo, vado qui nella prima e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Così. Vado all'interno delle due catenelle di separazione e faccio una maglia alta. 2 catenelle, rientro, maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto e adesso vado qui nella maglia alta che forma l'angolo. Quindi entro e faccio la maglia alta doppia. E vado avanti, vado nella maglia seguente e faccio la maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Maglia ok, e quindi adesso andiamo avanti. Arrivati qui nell'angolo, facciamo ancora nella prima maglia alta che forma l'angolo una maglia alta doppia in costa davanti. Entriamo nelle due catenelle di separazione, facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Sempre lavorate dentro l'archetto delle 2 catenelle e poi facciamo ancora una maglia alta doppia qui nella seconda maglia alta che forma l'angolo e andiamo avanti così fino alla chiusura del giro. Ok,
Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto la mia maglia alta incosta davanti nella prima maglia alta che forma l'angolo, una maglia alta all'interno delle 2 catenelle, 2 catenelle, una maglia alta sempre nello stesso archetto e poi una maglia alta doppia nella seconda maglia alta che forma l'angolo. Maglia alta doppia, scusate, ogni tanto mi dimentico di dire che è una maglia alta doppia. Adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale, così. Ok, e abbiamo finito il giro. Adesso facciamo una catenella. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo ripetere il giro tutto a maglia bassa, così. Lavoriamo tutte le maglie alte a maglia bassa. Ok, allora andiamo avanti e arriviamo qui all'angolo. Tratta all'angolo, quindi lavoro le mie l'ultima maglia bassa qui vicino all'angolo, entro qui nelle 2 catenelle. Faccio una maglia bassa. Allora, io ho cambiato uncinetto, sono passata al 6 perché ripeto, io ho una lavorazione alla mano stretta, quindi ho cambiato uncinetto perché voglio una lavorazione molto morbida e quindi ho iniziato il lavoro insieme a voi, quindi sto provando gli uncinetti quello giusto. Quindi penso che il numero 6 per questo filato va bene. Quindi, e qui nell'angolo, dato che io ho cambiato uncinetto e sono passata al 6, adesso nell'angolo non faccio più 2 catenelle, ma ne farò una. Quindi faccio una catenella di separazione, rientro e faccio una maglia bassa. Poi vado avanti e lavoro le maglie alte, faccio una maglia bassa in ogni maglia alta. Così. Non stacco la registrazione, arrivo all'angolo. Facciamo di nuovo, vi faccio vedere come lavorare l'angolo. Così. Ok, sono arrivata all'angolo. Quindi entro qui nelle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, una catenella, rientro, maglia bassa e vado avanti a lavorare tutte le maglie basse. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro vi faccio rivedere come iniziare la lavorazione, come fare gli aumenti nell'angolo e poi andate avanti da sole, fino poi ad arrivare alla chiusura per formare le maniche. Fine, e ho chiuso nella prima catenella della prima maglia bassa. Adesso dobbiamo ricominciare il punto. Allora, qui abbiamo la maglia alta doppia incosta davanti e qui la maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta doppia incosta davanti e qui abbiamo la maglia alta. Quindi io inizio qui, qui abbiamo l'angolo, inizio qui dalla maglia alta doppia incosta davanti, quindi dobbiamo alternare i punti. Quindi adesso dove abbiamo fatto la maglia alta doppia incosta davanti, facciamo una maglia alta e dove abbiamo la maglia alta, lavoriamo la maglia alta doppia incosta davanti. Quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 2 volte filo sull'uncinetto e vado qui nella maglia alta, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio la maglia alta doppia incosta davanti. Qui abbiamo la maglia alta doppia incosta davanti, quindi faccio una maglia alta. 2 volte filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia alta, quindi entro e faccio una maglia alta doppia incosta davanti. Qui abbiamo la maglia alta doppia incosta davanti e lavoro una maglia alta.
abbiamo una maglia alta e facciamo la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi ad ogni giro, dopo che abbiamo fatto il giro delle maglie basse, poi dobbiamo alternare i punti. Ripeto, dove abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, lavoriamo una maglia alta, e dove abbiamo la maglia alta, lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti. Ok, quindi andiamo avanti e arriviamo fino all'angolo. Vi faccio rivedere come lavorare l'angolo e poi andate avanti da sole fino ad arrivare alla chiusura per formare le maniche. Man mano che andate avanti, che lavorate, lo provate. Questo filato è bellissimo, è veramente bello, è molto soffice e sembra una nuvola. Vabbè, allora andiamo avanti, vi faccio vedere adesso. Lavoro questa parte, vi faccio vedere come lavorare di nuovo qui all'angolo, ok? Arrivato all'angolo, sono quasi all'angolo, quindi qui dove ho la mia maglia alta doppia in costa davanti, ho lavorato la maglia alta. Adesso devo lavorare la maglia alta doppia in costa davanti, quindi vado qui nella maglia alta che forma l'angolo, ok? Vado sotto, prendo il filo, faccio la maglia alta doppia. Entro dentro la catenella di separazione delle due maglie alte, faccio una maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto e adesso vado a lavorare qui nella seconda maglia alta che forma l'angolo, una maglia alta doppia in costa davanti. Così. Abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, quindi lavoro una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta e lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti. Ok? Quindi lavoriamo, facciamo questa lavorazione fino ad arrivare qui. Allora, ecco. Fino ad arrivare a chiudere e formare lo spazio per le braccia, ok? Quindi ci ritroviamo dopo. Allora, io sono arrivata alla mia misura, sono pronta per chiudere qui sotto le braccia per fare le maniche. Allora, vi dico la mia misura. Comunque, questa è la mia misura, voi lo dovete provare, ognuno di voi lo prova e quando è sicura che può chiudere. Ecco, allora io sono arrivata a 23 centimetri, ok? Allora, ho finito il giro dove faccio una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti, quindi adesso sono nel giro dove faccio tutto un giro a maglia bassa e qui vado a chiudere. Allora, ho finito qui, ho iniziato il giro delle maglie basse e adesso sto arrivando qui all'angolo, quindi arrivo, non faccio le catenelle, vado a chiudere direttamente, anche perché il maglione è già largo, quindi non ho bisogno di fare le catenelle. Quindi entro qua dove ho la maglia alta, una catenella e una maglia alta, vado qui, prendo l'angolo dal dritto. Quindi lavoriamo dal dritto così, quindi vado qui ed entro proprio qui dove abbiamo la maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi entro e faccio una maglia bassa così. E adesso vado avanti a lavorare ancora tutte le mie maglie basse fino ad arrivare qui all'altro angolo. E faccio la stessa cosa, quindi chiudo qui
i due angoli con una maglia bassa. Quindi questo lo posso togliere che non mi serve più e vado avanti. Quindi adesso lavoro le maglie basse così. Ok, arrivo all'angolo e poi andiamo avanti. All'angolo, quindi tolgo il marcapunti, entro all'interno dell'angolo qui. Allora prendo l'altro angolo, entro e faccio una maglia bassa. Allora scusate che ho sbagliato. Allora 1 e 2. Così tiro un po' il filo. Ok, ho fatto la maglia bassa e adesso vado avanti. Vado avanti, qui ho la chiusura. Ok, quindi vi faccio vedere, qui è abbastanza largo, ecco perché non ho fatto le catenelle. È veramente bello questo filato, ma è molto molto è morbidissimo, soffice, una nuvola, penso che lo chiamerò nuvola. Allora, quindi abbiamo chiuso qui. E abbiamo fatto lo spazio per le maniche. Ora dobbiamo lavorare sempre a giro questo punto, quindi facciamo sempre un giro, facciamo una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti e un giro tutto a maglia bassa. Quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri. Allora, vi faccio vedere solo l'inizio, perché questo è il punto, è uguale alla maglia, il punto. La maglia che ho fatto armonia d'autunno, scusate, non mi veniva il nome. Armonia d'autunno, quindi è lo stesso punto, solo che io questa volta ho voluto fare questo, diciamo, questo punto con questo filato per farvi vedere proprio che questo filato, secondo me, non ha bisogno di punti particolari, è già bello così di suo. Quindi ho pensato di fare un punto semplice, perché già il filato parla da sé. Allora, qui abbiamo la maglia alta in costa davanti. Avvicino la maglia alta in costa davanti, quindi inizio con 3 catenelle, maglia alta e facciamo una maglia alta doppia in costa davanti, così, maglia alta doppia qui. E allora facciamo una maglia alta. Dove abbiamo la maglia alta, facciamo una maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo una maglia alta doppia in costa davanti, facciamo una maglia alta. Ok. Ok, quindi andiamo avanti, facciamo tutto il giro, lavoriamo sempre a giro. Adesso vi faccio vedere quando arrivo qui, dove abbiamo unito i due angoli. E poi sì, andate avanti da sole, ok? Arrivata qui dove abbiamo chiuso i due angoli. Allora ho fatto una maglia alta doppia in costa davanti, una maglia alta doppia in costa davanti. Vado qui in questo spazio, faccio una maglia alta. Qui faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta doppia in costa davanti, ok? Quindi andiamo avanti così fino alla fine del giro e poi ripetiamo sempre i giri. Quindi dopo questo giro facciamo il giro a maglia bassa e poi ricominciamo fino all'altezza desiderata. Quindi se volete un maglioncino corto, se volete un maglioncino lungo, decidete voi. Alla fine io non faccio nessun bordo, lascio così, lascio proprio in questa maniera. Al limite faccio solo un giro a maglia bassa, ma molto lento. Quindi io sto lavorando con l'uncinetto del 6, qui, però
Penso che farò un giro a maglia bassa con l'uncinetto del 6 e mezzo, in modo che poi non stringa troppo. Ok? Quindi adesso andiamo avanti a lavorare e ci ritroviamo dopo per fare le maniche. Sono arrivata, ho lavorato un po', non sono arrivata proprio alla mia misura. E nel frattempo vi faccio vedere anche che ho fatto una manica. Ecco. Quindi sempre ho ripreso lo stesso punto, ho ripreso le maglie qui. Quindi qui abbiamo lasciato, abbiamo fatto il giro con le maglie alte e la maglia alta in costa davanti. Quindi adesso dobbiamo fare il giro a maglia bassa. Allora, a me risulta leggermente larga la manica, qui lo scalfo. Allora, qui quando inizio, adesso che faccio tutto il giro a maglia bassa, diminuisco qualche maglia, quindi faccio ogni 5 maglie basse, faccio una diminuzione. Se per voi l'apertura per la manica va bene, quindi non c'è bisogno che fate le diminuzioni, ok? Allora prendo qua il filo e inizio proprio qua dove qui abbiamo la maglia alta. Quindi entro, allora, così faccio il mio doppio nodo, due catenelle, rientro nella stessa maglia, faccio una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 e adesso faccio la diminuzione, quindi entro, prendo il filo, vado nella maglia seguente, prendo il filo e chiudo così. Adesso 1, 2, 3, 4. 5 entro nella maglia seguente, vado nella maglia seguente ancora, prendo il filo e chiudo così. Per chi deve stringere diciamo l'apertura del braccio deve fare queste diminuzioni ogni 5 maglie. Quindi ho fatto 1 2 3 4 5. Quindi vado nella maglia, prendo il filo, vado nella maglia seguente, prendo il filo e chiudo così. 1 2 3 4 5 diminuzione 1 e 2 e chiudo. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Adesso vado a chiudere qui dove ho iniziato con le 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle, vado qui nella maglia seguente e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, facciamo una maglia alta. Così, maglia seguente, qui abbiamo la maglia alta, facciamo una maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti e facciamo una maglia alta. Maglia alta in costa davanti. Maglia alta. Maglia alta in costa davanti. Allora sistemo un po' così. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, facciamo una maglia alta. Maglia alta in costa davanti. Quindi vedete? Abbiamo ripreso i punti e non si vede assolutamente niente.
Non si vede dove noi ci siamo attaccati per lavorare la manica. La lavorazione è continua, quindi non si vede assolutamente niente. Ok, allora andiamo avanti e lavoriamo adesso sempre al giro, quindi finiamo il giro e chiudiamo qua nella terza catenella iniziale. Quindi adesso non c'è bisogno di fare altre diminuzioni e quindi possiamo proseguire fino all'altezza, la lunghezza della nostra manica. Ok, dopo che finiamo di fare la manica, facciamo anche il collo. Ora a me il collo risulta molto largo. Faccio vedere, ecco. È larghissimo, anche se ho iniziato con 96 catenelle e il lavoro mi viene, diciamo, il collo viene abbastanza largo, quindi qui farò la stessa cosa. Quando mi aggancerò per fare il bordo, farò delle diminuzioni in modo che da stringere l'apertura, quindi non farò solo un giro, ma ne farò più giri in modo da stringere il collo. E questo poi lo facciamo insieme. Se per voi poi l'apertura del collo va bene, quindi non c'è bisogno di fare diminuzioni. Ok, allora intanto andiamo avanti con la manica e poi ci ritroviamo. Fatte le maniche, io ho fatto tutte e due maniche. Adesso facciamo il collo. Allora, come ho detto prima, il mio collo è molto largo, quindi adesso faccio un giro tutta maglia bassa e diminuisco le maglie, faccio delle diminuzioni. Allora, vado qui e poi unisco questi due fili e li nascondo. Allora, vado a fare delle maglie alte, quindi entro qui, diciamo fra le due maglie alte. Allora, sistemo un po' il filo qui. Quindi ho fatto 2 catenelle e sono la prima maglia alta. 2. Anzi, faccio così. Allora, dato che devo diminuire, salto uno spazio. Quindi qui abbiamo 2 maglie alte, quindi io dovrei entrare qui al centro delle 2 maglie alte. Allora vado nella maglia seguente, così. Salto, vado nella maglia seguente. Tiro un po' il filo. Così. Ecco, quindi vado avanti così per tutto il giro, per tutto qui lo scollo. Ok, giro, adesso vado qui a chiudere nella prima maglia bassa. Adesso qui siamo dal dritto, questo è il dritto del lavoro. Adesso passiamo qui al rovescio e lavoriamo sempre qui nella parte del rovescio. Quindi faccio catenelle e faccio tutto un giro a maglia alta. Quindi lavoro tutte le maglie. Così. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, ho fatto tutto il giro a maglia alta. Adesso chiudo nella terza catenella iniziale.
Adesso facciamo tutto un giro a maglia bassa. Quindi andiamo avanti con il punto. Quindi in ogni maglia alta lavoriamo una maglia bassa. Se il collo vi risulta ancora largo, nel giro delle maglie basse diminuite ancora qualche maglia, una maglia bassa ogni 6 maglie basse. Quindi ogni 6 maglie diminuite una maglia se il collo vi risulta ancora largo, altrimenti lo lasciate così. Adesso allora andiamo avanti, facciamo tutto il giro a maglia bassa. Così. Arrivata alla fine delle maglie basse, vado a chiudere qui nella prima maglia bassa, nelle prime catenelle del giro. Adesso facciamo 3 catenelle. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente, faccio la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi do adesso dobbiamo proseguire con la lavorazione del punto, quindi il punto lo sapete e dobbiamo lavorare sempre a giro fino ad ottenere una lunghezza del collo che desideriamo. Io man mano che vado avanti poi lo provo. Quindi poi allora noi lavoriamo sul rovescio del lavoro, perché? Perché poi quando facciamo un bel po' di centimetri di questo collo, poi lo giriamo sul dritto del lavoro e viene così. Ok, allora io adesso vado avanti, poi vi faccio vedere il lavoro finito, ve lo faccio vedere poi sul manichino. Qui vado avanti. Allora, così. Quindi adesso faccio tutto il giro e ricominciamo il giro con le maglie basse. Allora, ho finito il giro e vado a chiudere qui nella terza catenella. Adesso faccio 2 catenelle che sono la prima maglia bassa e faccio una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Quindi facciamo tutto il giro a maglia bassa. Così. Ho ora qui la lavorazione risulta larga e a me va bene così. Se a voi non piace questa lavorazione che restano questi fori, allora continuate a lavorare dei giri a maglia bassa. Quindi non fate solo il primo giro, ma continuate con delle maglie basse e poi iniziate a lavorare il punto. Ok, a me invece piace così. Poi quando vado avanti e il collo poi diventa più alto, poi quando faccio il risvolto questo non si vede. E poi ripeto, a me piace così. Ok, quindi adesso andiamo avanti con la lavorazione e vi fermate quando, insomma, arrivata alla misura del vostro collo, quanto lo volete alto. Ok, allora lo potete lasciare anche così se vi va, anche così è molto carino. Comunque io vado avanti, alla fine poi vi faccio vedere la maglia sul collo. Qui devo ancora lavorare, devo allungare perché ancora è corto. Ok, allora, vado avanti e poi vi faccio vedere il risultato sul manichino. Ciao!